Uno, Daniele, sono costante. Sono 45 quelli che verranno assunti nella nuova società, su 79. Gli altri sono collocati in cassa integrazione straordinaria, ci dicono fino al 2023. Ovviamente non avranno alcuna possibilità poi di essere riassunti, e noi questa cosa qua non la possiamo assolutamente accettare. Una manifestazione per protestare contro i tagli, contro gli esuberi, ma anche contro l'applicazione del Job Act. Inaccettabile la proposta di tagliare il salario e i diritti dei lavoratori. Un piano industriale che non risponde ai problemi ambientali. Il governo recentemente ha inserito Marghera quale area di crisi industriale complessa. Così pareva essere l'intenzione di rilanciare gli investimenti produttivi, di aumentare l'occupazione. Quello che è paradossale è che il primo atto che registriamo nel territorio sono da un lato gli esuberi dell'Ilva di Porto Marghera e dall'altro lato una proposta, seppur ventilata, non ancora assunta, di trasferimento delle grandi navi a Porto Marghera, che pare a noi essere una proposta davvero non giusta, non accettabile e sulla quale chiediamo ovviamente al governo di cambiare impostazione. Noi chiediamo alla regione di sostenere l'avvertenza, che è un'avvertenza importante a livello nazionale. Non si possono fare gli accordi che i costi vengono sostanzialmente sostenuti dai lavoratori, c'erano degli impegni precisi su questo, i contratti di lavoro non vanno taglieggiati, quindi bisogna sostenere questa avvertenza importante. Qui la Camera del Lavoro dà il pieno appoggio ai lavoratori che sono in manifestazione oggi, semplicemente perché si parla di area di crisi complessa, si parla di ripartenza dell'industria nel territorio. Il primo segnale che arriva oggi è una fabbrica che sta rinunciando a produrre probabilmente e che pensa alla chiusura. Lo riteniamo inaccettabile, soprattutto per il fatto che questi lavoratori verranno esposti con il passaggio dell'azienda anche a perdere le tutele che hanno acquisito con la loro anzianità lavorativa. Non scomparire, non chiudere un sito e soprattutto significa tenere aperto un servizio industriale che sicuramente è all'avanguardia. A Padova sono circa una trentina di lavoratori diretti, poi c'è dei lavoratori dell'indotto.